Questo è il loro primo giorno di scuola. Buongiorno, benvenuti in questo nuovo vlog. Stamattina i miei bimbi iniziano la scuola. La mamma è contenta? No, assolutamente, ma manco un po', ce l'ho da giugno qua. Comunque, Ecco. bravo. Diciamo, non è aperto più, zia Jessica, il portone. Ok, siamo tutti pronti, evviva, facciamo colazione e poi dopo andiamo via. Siamo super super contenti. Anche Jacopo l'ho vestito a tema scuola jeans e polo bianca, anche bimbi stessa cosa. Questo è il nuovo zaino di Vincenzo, durerà per tutti gli altri anni della scuola e quello là è lo stesso sempre di Cristiane per l'asilo. Questo qua è molto carino perché si cambia faccia così della S&J, molto molto bello. Comunque facciamo colazione e poi dopo accompagniamo i bimbi a scuola. Via! Benissimo, Aspetta. Pio, Jacopo, Jacopo. Pio, amore, che c'è, mamma? No, mamma, questo è il caffè. Tornati a casa, siamo soli, io e te. Tornati a casa, accompagnati i bimbi. Ora devo andare a prendere Christian alle 13, mentre Vincenzo alle 13:10. Quindi questi 3 giorni dovrò aspettare solamente 10 minuti per l'uscita di Vincenzo, mentre da lunedì Christian uscirà sempre alle 13, mentre Vincenzo alle 13:40. Quindi mi toccherà stare 40 minuti fuori scuola però. Vabbè, non fa niente. Jacopo Pio, anche lui stamattina voleva andare a scuola. Lo dovete vedere all'asilo, nella classe di Christian, con lo zainetto dietro. Stamattina si è messo anche lui lo zainetto, voleva andare anche lui a scuola, si era seduto sopra la sedia, perché poi ha visto gli altri bambini che comunque giocavano con i giocattolini e quindi voleva andare anche lui a scuola. Anche lui a scuola, amore. Beh, se ne parla fra 2 anni, mamma, è vero? Se ne parla fra 2 anni, amore mio. Vieni qua che la mamma ti lava le scarpe. Comunque, ora mi cambio, mi metto il pantaloncino perché fa molto molto caldo. Non so se vi ho fatto vedere come mi sono vestita, penso di sì. Comunque, ho messo la magliettina così e il pantalone bianco e poi. Allora, questa qua in verità dovrebbe andare così, insomma. Così. Però è scomoda perché quando fai così comunque si rialza sempre e quindi la metto direttamente così. Devo fare i letti, oggi passo l'aspirapolvere, levo un po' la polvere, insomma, solite cose. Che tranquillità! Che tranquillità. Mamma mia, aspettavo questo momento da tanto, tanto tempo. Scusate. Oh, mamma! Scusa, amore, mamma, ti ho fatto male col piedino, vieni qua! Oh, amore mio, pardon. No, ora mamma ti spoglia anche a te perché fa caldissimo. Aspettavo questo momento da tanto tempo. Comunque li ho tenuti a casa da. Allora, Vincenzo, quando ha finito la scuola? L'8 giugno mi sembra. Comunque stanno a casa dall'8 giugno, diciamo. E veramente sono contenta che sono stati a casa perché in modo tale, ecco, la mattina avevamo la nostra routine calma. La mattina ci svegliavamo quando ci pareva. Facciamo colazione in tranquillità e tutto il resto. Loro si guardavano i cartoni, vabbè. Però poi dalle 10 in poi iniziava il casino fino alla sera e quindi dopo un po' uno sente proprio lo stress, insomma, e quindi è meglio che se ne siano andate, anche se tra poco, da lunedì sicuramente questi 3 giorni non daranno compiti, però da lunedì sicuramente inizieremo con i compiti.
E sarà, diciamo, uno stress, non come la prima, ecco, perché la prima ci vuole molto più fatica, comunque bisogna mettersi vicino, perché i bambini, appunto, stando all'inizio, non riescono a capire tante cose. Pio fa il bravo. Però già in seconda, ecco, il bimbo comunque già sa scrivere, già è una cosa in più, no? Poi se ne parlerà l'anno prossimo con Christian, che vedo più pigro, però speriamo che Dio ce la mandi buona. Le maestre, già io l'ho detto di Christian, che quest'anno è peggiorato, parla in dialetto, dice parolacce. A me a casa faceva molti dispetti, anche se a scuola, devo dire la verità, Christian si comporta bene, però io comunque gliel'ho detto. E va bene così, inizio le mie faccende, altrimenti qua oggi non si ciccia niente, sono già le 10. Vero? Abbiamo fatto colazione al bar giusto stamattina, perché poi le altre mattine non mi fermerò più. Vabbè, io inizio le mie faccende, ci aggiorniamo dopo. Mentre stavo facendo le pulizie, diciamo che ho quasi finito, sono già le 11, mi ha bussato la postina e mi ha portato il pacchettino. Questo qui è appunto dalla Cina, quindi lo sento morbido, saranno i cuscini. Sono veramente super meravigliata perché sono arrivati subitissimo. Aspettate che vi voglio appoggiare. Ho fatto l'ordine all'incirca, mi sa, un 2 settimane e mezzo fa, 3 settimane, proprio esagerando, non ricordo precisamente, però ha l'indoppio involto qua. Ah, stanno in questi cosini e credo sicuramente siano i cuscini, cioè la fodera per il cuscino, speriamo che siano belli. Boh. Comunque sono... Wow! Che cos'è? Bellissimo! Bellissimo! Wow! Molto carini e poi sono morbidi. Dietro hanno la pellicetta così, fina, mentre davanti hanno questa pelliccia più lunga. Ora la metto in un cuscino e vi faccio vedere come sono. Wow, sono veramente belli. Ragazzi, ve li consiglio assolutamente. Poi sono arrivati veramente super velocissimi. Sul sito dicevano dai 44 ai 60 giorni. Invece ci hanno messo proprio una cavolata ad arrivare. Purtroppo la cavolo della mia fotocamera non rende. Comunque, guardate come sono carini. I peli saranno lunghi all'incirca un 2 centimetri. E dietro invece hanno il pelo così corto. Vedete la differenza? Qua c'è il pelo corto, qua c'è il pelo lungo. Wow, sono veramente contenta. Abbiamo anche quest'altro. Aspettate che vi riappoggio, altrimenti con una mano non vado bene. Ecco qua. Allora, vediamo che non siano rotti, eh? Le cerniere. Ok. Va bene, alla fine c'è 2 euro una fodera. La molto simile, certo, non proprio così, da Maison du Monde, soltanto la fodera costava 14 euro. Quindi ecco, io per 4 euro, perché poi l'ho presa in offerta, altrimenti mi venivano 6 euro. Per 4 euro e qualcosa, tutte e due le fodere, sono super soddisfatta. Ecco, ora ci metto anche i cuscini dentro e vi faccio vedere come sono venuti, come viene l'effetto finale. Allora, vediamo, mettiamo qua. Wow, bellissimo! Allora, sono super stupendi. Vi consiglio veramente questo rivenditore. Se mi ricordo, vi metto il link diretto a questi cuscini dove li ho acquistati. Non ho pagato neanche la spedizione. Ora me li conservo nella panca. E poi, ora che viene l'inverno, perché ora comunque siamo in estate, non mi sembra, la vedo più una cosa invernale, li vado a mettere, li vorrei mettere a letto. Poi vediamo sul divano qua. Non mi piacciono perché comunque questo divano porta già dei cuscini. Oddio, stavo cadendo. Quindi metterli qua, ecco, non avrebbe senso altri cuscini. E quindi no, li vado a mettere là. Ora voglio vedere per acquistare altre fodere. Mamma mia, qua quanti panni che ho da stirare. Aspettate, allora,
Buttiamoli di qua, tanto dopo li devo stirare. Brava Debra, ho fatto cadere tutto. Ok, allora, perché siccome qui ho altri... no, mamma, non mi buttare niente qua dentro. Allora, qua dentro c'ho altri. 1, 2, 3, 4, se non erro, sì. C'ho altri 4 cuscini, quindi voglio acquistare le fodere, quelle lì per Natale. Magari con l'arena disegnata oppure con scritto Merry Christmas, insomma queste cose qua. Dopo do un'occhiata e le... Ecco, voglio acquistare però sempre da questo rivenditore perché sono rimasta veramente super 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 soddisfatta che veramente sono arrivati subito le fodere. E quindi ok, vado a finire di fare queste pulizie. Vi lascio il link qua sotto al rivenditore, ai cuscini che ho acquistato. E basta, ecco, sono veramente sfiziosissime. Uno poco in nocciole, invece di una cassoia, perché mi ha arrivato una ballerina. Allora, questi qua stiamo mangiando, sono i biscottini che ha portato Nonna Italia. E sono i cantucci, li ha fatti lei. Li abbiamo assaggiati, sono buonissimi, sono croccanti. All'interno ci ha messo le noccioline. Vincia, come sono? Buono. Sicuro? È la verità? Bravo, brava mamma. Ed eccoli qua. Però Jacopo lo voleva, non se lo può mangiare perché è croccante, quindi potrebbe È affogare. duro. Sono buonissime. Comunque, ora finiamo di mangiare. Dopo devo pulire tutto. Com'è andata a scuola? Che Bene. cosa hai fatto? Che cosa hai fatto? Abbiamo colorato. Poi? Non è più. Avete giocato? Sì, è andata la sua. No? A te com'è andata a scuola? Male, Male. Maronna, che è successo a mamma? Cristiano, come al solito, non mangia, ma questa qua te la conservo per merenda. Bravo. Passa i pannolini. Passa, Vincenzo, levi i pannolini a mano a Jacopo, corri. No, i biscottini no. Prima la pasta, poi i bastoncini di pesce e poi i biscotti. Vincenzo. Fa buono. Trovate il mandorla. Dove è il mandorla? Hanno fatto pure che abbiamo messo perché non siamo riusciti con l'italiano. Ah, sono buonissime. Stavano là sull'isola. Domani in fila con la messa di italiano. Domani esci con la messa Domani d'italiano. ti cambio il pannolino, lo so. Brava nonna. Vai Pio, vai. Ciao. Ciao mamma, ciao. Sta stacco che mi dà un po' di fastidio. Vieni qua che cavi. Vieni qua. Ciao amore mio. Guarda Jacopo, Pio, vieni di qua, mamma. Vai con papà che mamma chiude un attimo la porta della cucina. Aspetta. Vieni. No, mamma subito viene. Amo, vai, chiudi il cancello del salone. Ok, Jacopo piange, vabbè, è normale. Devo andare a comprare. Porca la palettinas. Un attimo le cose a Vincenzo, il quaderno. Ciao. Aspetta, andiamo, andiamo a piedi, andiamo, andiamo. No, no, scendo a piedi. Ciao, andiamo. È arrivata l'ora della ninna. Prima siamo andati tutto apposta, abbiamo comprato i quaderni a Vincenzo. Aspettate, accendo anche quest'altra luce. Gli ho preso tre quaderni a quadretti e la penna rossa. Quella la cancellabile perché nell'astuccio dello zaino che è già uscito incorporato non c'era la penna, la Frixion cancellabile, però
La rossa invece non era cancellabile, quindi mi sono proprio dimenticata di sostituirla e quindi oggi stasera la siamo andati a comprare. Ora vado di là a dormire, mi sono finita ora di lavare i denti, ho messo la lavatrice in funzione, quindi ho messo a fare una lavatrice, rimango le finestre aperte in modo tale che per tutta la notte si leva la puzza, ecco, della cucina e di tutto, perché dopo mangiato comunque si fa puzza. I panni qui li ho stirati, brava Deborah, però domani mattina me li sistemo. Ok, quindi spengiamo tutto, le forbicine che ho tagliato un attimo le unghie a Jacopo Pio, e volevo controllare un attimo Christian, perché altrimenti mi dimentico sempre, volevo controllare Christian se anche lui le unghie, Vincenzo ha il brutto vizio di mangiarle, aspettate se no non mi vedete più, e ora aspettate che controllo un attimo. Christian, fammi vedere un attimo le unghie a mamma. La mamma te le taglia un attimino. Allora, taglio un attimo le unghie pure a Christian. E ok. No, Pio, non si prende mamma, eh? No, non ti ho fatto male. Guarda, allora, se tu ti metti dritto... Allora, se sei tutto storto, è normale che io le unghie le taglio storto. E il pollice ti fa male. Tu, quanto sei scemo. Poi metti in posto l'aspirapolvere. Ok. Di solito io le taglio sempre in bagno, infatti Jacopo io l'ho tagliata in bagno. Andiamo di là, Jacopo si è rubato la sveglia. Allora, andiamo mamma, su. Andiamo Ninna, andiamo Ninna, andiamo. Buonanotte bimbi. Notte. Allora voglio posare un attimo le forbici. Notte, notte. Infatti stavo dicendo, allora Jacopo io l'ho tagliata in bagno, però Christian mi è venuto così in mente adesso, perciò io l'ho tagliata un attimo là. E subito ho fatto, tanto comunque domani mattina lavo, a parte che devo lavare a terra, però faccio l'aspirapolvere, vabbè, andiamo, andiamo poppettone, andiamo, buonasera, buonasera, salam. Comunque, ci mettiamo a letto, vieni, fammi mettere la culla qui vicino, chiudiamo un pochino la persiana e andiamo a Ninna. Vabbè, allora. Oh mio Dio. Vieni qua mamma, vieni che saluti con mamma. Vieni amore, vieni. Sali sul letto, vieni. Vieni qua, vieni. Vieni amore, vieni. Vieni vesceline, vieni. Vieni vesceline, vieni mamma, vieni. Vieni qua, vieni. Vieni da mamma tua, vieni. Oh, e vieni qua. Salutiamo io e te, vieni. Oh. E saluta, fai ciao a tutti, oh, fai ciao a tutti, fai ciao mamma, ciao a tutti, ciao a tutti, ci vediamo domani mattina con un nuovo video, un bacione, a domani, ciao, ciao, fai così, fai così.